Simmers. E non. Bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio di Arrivano i Cooper. E siamo con la nostra Lucilla Cooper, che ha appena ottenuto una promozioncina e ovviamente io ho scelto il ramo di musicista, ragazzi. Il dono della musica deve essere condiviso, sfiora i tasti e pizzica le corde, mentre i suoi ammiratori adoranti si innamorano di ogni melodia. I brani includono la capacità di raggiungere l'ispirazione attraverso la propria musica. Ok, dalle 14 alle 20, in realtà... Olè, che bello! Dicevo, in realtà, debuttante illustre, va bene. Noi sappiamo che la nostra è più... Oddio, no, riparare questo... Magari poi chiamerai qualcuno. Dicevo, la nostra è più... Non è proprio la classica, che ne so, violinista o chitarrista. La nostra è una DJ. Quindi è qui che la nostra fa le sue magie, diciamo, da quel punto di vista, che è qua. No, no. Noi perché, ragazzi, siamo qui? Perché la nostra deve suonare il pianoforte, va bene, ok, suona quello che te pare, cara. Il pianoforte, no, allora possiamo comprare una pianola a questo punto, direi. Una tastiera, sì. Compriamo una tastiera. Dicevo, siamo qui, ragazzi, perché? Perché la nostra, se ben ricordate, l'ultima volta che siamo stati qui con lei, diciamo, ha un obiettivo, ovvero quello di raggiungere la forma fisica adatta, perché lei ha notato comunque che il suo compagno, che è Wolfgang, esita un po' nel trasferirsi, no? E quindi un po' seccata da questo fatto qui, ragazzi, ha deciso di... Prendiamo un colore un po'... No, questa no. Rossa, ma sì, dai, prendiamo la rossa. Ha deciso di rimettersi in forma. Ecco. Quindi, cara mia, vieni qua, fatte sta suonata. Esercitati, dai. Sì, ragazzi, si vuole rimettere in forma perché lei ha pensato, ma non solo rimettere in forma proprio nel senso di perdere peso, proprio di dare un cambio al suo look. Cioè, lei, e ovviamente, ragazzi, non è una cosa che farà adesso, cioè, lei l'obiettivo è questo, cercare di essere un po' più femminile, perché sicuramente fra tutte le... Mamma mia tesoro, è una cosa abominevole. Fra tutte le Cooper è sempre stata quella un po' più maschiaccio, diciamo. E lei pensa che il suo caro Wolfgang possa soffrire di questa sua mancanza senza di femminilità, mettiamola in questo modo. Quindi non si tratta soltanto, come dicevo poco fa, di perdere peso, cosa che farà, perché in questo episodio l'accompagneremo, ragazzi, l'obiettivo è quello. Però si tratta anche di pasta tesoro, diamo, dammi, ma calmata, datela perché vai. Si tratta anche, vedete, lei pensa, vorrei mettersi in famiglia, eccetera, eccetera. Si tratta proprio anche di fare una cosa, ecco, canta pure un po' sotto la doccia, guarda che ti passa così. Proprio di cambiare look, magari un altro taglio, magari un altro tipo di abbigliamento, cercare di essere appunto più femminile, ragazzi. Ci riuscirà? E noi sicuramente quest'oggi l'accompagneremo in questa, in questo percorso di trasformazione. Poi vedremo. Visto che è mezzanotte, però, cara mia, io direi di non ripetere un allenamento dei tuoi a orari improponibili. Ma di dormire più o meno, ragazzi, fino a che non arriva un orario decente. E poi magari di alzarci. Io la immagino, ecco, Dio, eccola, sono io, ti andrebbe un appuntamento. Ma lei dice no, grazie. Immaginiamo lui le abbia inviato un messaggio, ragazzi. Quindi non appena lei si sveglierà, perché la nostra è tipo stile Rocky Balboa, ecco, ve la do. Sveglia. Sento strani rumori, ma che è? Ah, sto coso, ragazzi, mamma mia. Ok. Verrà qui perché vuole prepararsi una colazione. Vediamo se c'è qualcosa. Apri. Questo magari però tesoro. Mamma mia, è vero, abbiamo ancora sta roba noi. Vabbè. Ecco.
Vedete, colazione macedonia di frutta, colazione sempre roba comunque nutriente, lo so, senso di insicurezza, geloso tesoro. La vasca idromassaggio, ma anche no. Ecco, vai a nuotare, questo può essere interessante, perché sì, la nostra si alza, ragazzi, all'alba per dedicarsi, fortunatamente davanti a noi ci sono 2 giorni di stop dal lavoro, per dedicarsi alla forma fisica. Quindi vai tesoro, regalati una gioia. Oh, ripuliamo questo coso. Dopodiché, ragazzi, ovviamente la nostra vorrebbe nuotare un pochino. Io non mi ricordo se lei. Ecco qua. Iniziamo dedicandoci a un po' di nuoto. Tanto abbiamo mangiato qualcosa di molto leggero, quindi non dovremmo avere problemi. No, mi sono sbagliata, ho scelto proprio quello che non dovevo scegliere, ragazzi, sono un genio del male. Allora, fermi. Primo, il primo. Ok. Vieni qua, tesoro, e fa delle vasche. È determinata, ragazzi, al punto tale da aver rifiutato, vai, l'appuntamento che le ha proposto Wolfgang. Lei si è messa in testa che, ecco, vedete, tramite il ballo, tramite, ecco, video di allenamento, per esempio, in televisione, no? Sapete che ci sono quei video. Per chi gioca a The Sims lo sa, i Sims si possono allenare anche attraverso la TV, ecco. Lei si è messa in testa che la prossima volta che Wolfgang la vedrà, io ragazzi mando un po' avanti perché altrimenti ecco, congelamento, no, basta, tesoro, questo è il caso di uscire, vai. No, magari no, siediti, scusa, vai, vai, vai qui. Dovrà vederla, non dico nella sua forma migliore addirittura, però sicuramente meglio di come l'ha vista finora. Tesoro, asciuga qui, per favore. Ed è possibile chiamare. Vediamo un attimo. Chiama per un servizio, vediamo se possiamo chiamare per far riparare sto coso. Perché io, sinceramente, ve lo dico, ho un po' paura. Usa poi di che? Che vuoi usare? È rotto. Dai. E quindi, sì, ragazzi, noi in questo episodio l'accompagneremo in questo percorso. Vai tesoro, vai. Ma le pozze qua all'esterno è proprio il caso? Dai, direi di no. Non è, vabbè. Oh, allora, giardinaggio, terapista, vendi. Servizio di riparazione, proviamo. Sì, ti prego, ora asciugherai. Chiama con la speranza che venga qualcuno a sistemare. Forza, forza. Perfetto, alle 8.05, ammazza che servizio, ragazzi, proprio lampo. Poi vieni qui, tesoro, perché vuoi ballare al ritmo dello stereo. Quindi vai, accendi, mettiamo un po' di qualcosa, ragazzi, di. Ecco, musica hip hop, per esempio. Vai a ballare, tesoro, vai. Parola d'ordine, muoversi, muoversi, muoversi. Certo, magari non così, tesoro mio, magari indossa qualcos'altro, tipo che ne so, questo, dai. Arriverà il tizio a riparare le cose qua, guardi, è qua. Potrebbe, per favore? Oh, bravissimo. Grazie mille, eh. Tesoro, però cambiati per favore. No, beh, la piscina basta. La scaletta, vabbè, te ne farai una ragione. Non è quello il problema. Dovresti, ecco. Vai, fatti un'altra ballata, perché poi noi dovremo spostarci qua. Quindi allenamento, ecco qua, video di ballo della Plumbomba, ragazzi, che è una cosa meravigliosa. Quindi basta così, tesoro, dai. Spegni. Vai, che ti vedo particolarmente motivata. Vai, vai. Pronti? Vai. Ragazzi, il ritmo ce l'ha nel sangue sta sim. Vai. Oh, mamma mia, tesoro, tutto a posto. Non romperti, mi raccomando. Cioè, ragazzi, che movenze. Come un'anguilla proprio. Mamma mia. A parte,
l'incriccamento di poco fa, comunque ecco. Quindi sì, cerchiamo di... Perché poi la palestra ci attende, ragazzi, non è finita qui. La nostra si farà andare in bagno, si farà una doccettina e sarà subito pronta per... Non so come faranno, facciano a vedere la televisione ficcata là sotto, però vabbè, dettagli. Vai tesoro! Come va? Tutto bene? Oh, ti vedo particolarmente, vedi? Buon allenamento, bene, mi fa tanto piacere per te. Quindi vieni qui, vai in bagno e direi che a questo punto, ragazzi, ci incontriamo con la nostra Lucilla direttamente in palestra. Ok, ragazzi, siamo arrivati nella nuova palestra di Oasis Springs, una palestra che io ho scaricato dalla galleria, ragazzi, è uno spettacolo. E voglio ovviamente mostrarvela subito perché mi sembra giusto. È stata creata da Betun1. Ed è proprio uno spettacolo perché è palestra, spa, insomma, ragazzi, è di tutto e di più. Dunque, qui all'esterno, guardate che meraviglia, è fatta veramente, ma veramente bene. Poi si entra da qui, vabbè, abbiamo la reception con questi due bellissimi acquari, stupendo. Poi da questa parte, ragazzi, ci sono i bagni. Proseguiamo qui, vabbè, qui ci sono porte, ecco, vedete, per la meditazione. Proseguiamo qui e si entra. Ecco, da questa parte c'è della musica, ragazzi. Non capisco dove, però vabbè. Insomma, si va qui. C'è un po' una zona, ecco, specchio, sempre così, diciamo, relax. Oh, eccolo, fermi. In diretta, ragazzi, perché sto cercando di toglierli tutti, ma è una battaglia praticamente. Ok, dicevo che poi qui ci sono, ecco, l'angolo per fare massaggi, qui la sauna, qui si va verso l'esterno, c'è la piscina. Tesoro, non è che ti muori di freddo qua? No, vabbè. Che vuoi fare? Fai un allenamento di potenziamento muscolare. Ok. Poi vabbè, qui l'angolo per i bimbi, vedete qua. Abbiamo da questa parte per fare lo yoga. Cioè, ragazzi, è spettacolare, è una cosa, massaggi, è veramente fatto bene, idromassaggio, qui la parte esterna dove ci si può accomodare. Sotto abbiamo tutto il campo qua di allenamento per il basket, bagni, qua una piscina al coperto. È veramente, ragazzi, dire che è bello questo lotto a dir poco. E nella zona sopra, al piano di sopra, quindi... Qui c'è tutta la parte esterna, qui anche una pista da ballo con tanto di DJ volendo, un angolino per stare, insomma, relax anche qui. Vedete qui angolo bar. Che dire, è meraviglioso. Io ve lo consiglio proprio, e qui palestra. Che dire, consiglio a dir poco, è veramente bellissimo. Allora, dunque, visto che la nostra... No, tesoro, però cambiamo. Niente baci per il momento, vieni qua. Potresti fare allenamento insieme, dai, vediamo chi si presta per questo allenamento, perché ovviamente, ragazzi, quando si tratta di allenarsi, sa che può contare sull'aiuto della sua famiglia, quindi di sua madre e delle sue sorelle, quelle che sono presenti per il momento. Ce la facciamo? Chi viene? Oh, l'immancabile, ragazzi, ovviamente. Dai, chi si sacrifica? Nessuna, va bene, hanno fatto finta, ragazzi, perché poi è arrivato il tizio. Oh, ho raggiunto il livello 3 di forma fisica. E la nostra ragazza si sta veramente impegnando, può fare corsi di resistenza sul tapis roulant, può anche usare il computer per cercare consigli per allenarsi. Quindi l'obiettivo è allenarsi a tutto spiano. Vedi, c'è anche tua sorella qua. Qualcuno puzza qui, lo so, tesoro, beh, sai com'è una palestra, insomma. È facile trovare qualcuno che possa, come dire, manare cattivo odore, ecco. Guardate, le donne Cooper, ragazzi, sono instancabili proprio. Allora, siete schifati da questa tizia? Sì, l'ho capito. Una bella partita. No, il canestro no, però potreste fare una partita tutte insieme. La cosa mi... Sì, ora non esagerare, tesoro, eh. La cosa però è carina. Quindi fare un allenamento di ballo, vabbè, l'abbiamo fatto, no? Allenati un altro pochino qui. Magari potresti cercare di coinvolgere tipo tua sorella.
sai, così per finta, eh. Ah, puoi proprio prendere confidenza, devi entrare nel tuo club, tesoro, non ce la vedo. In un club come il tuo, poi come ti pare, eh. Vediamo un po'. No, a parte massaggi, no. Non la convinceremo mai, temo, tesoro. Cara, vuoi allenarti? Qualcuno di voi vuole allenarsi? A parte la fusion? Fra 30 minuti inizia una lezione di yoga! Sì, Mila, non è il caso. La futura suocera qua ti chiama, ragazzi, ma non è il momento. Allora, dunque, se non ricordo male, perché ragazzi, non conoscendo bene il lotto, no, dovrebbe star giù. Giusto? Tipo qui. Ok, vai. Partecipa alla lezione di potenziamento cerebrale, vai tesoro. Vai, vai. Chi si unirà della tua famiglia se qualcuno deciderà di unirsi? Temo nessuno, solo tu forse. Le altre sono un po' svogliatelle stamattina, ragazzi. Stamattina, stasera, sono arrivate qua che era mezzogiorno. Sono le 7, ce la facciamo? Grazie. Vai tesoro, facci sognare. Così ti voglio decisa. Acquisita l'abilità di benessere, perché ovviamente anche il benessere conta. È proprio un cambiamento, ragazzi, radicale, capito? Mente e corpo, no? Mens sana in corpore sano, proprio tutto un cambiamento. Va bene, tu stai qui e inizierà la lezione. Io volevo cercare la tua famiglia, ma non so che fine hanno fatto quelle. Se la saranno già squagliata, ragazzi, chi può dirlo? Non si sa, va bene, noi assistiamo alla lezione. Vai tesoro, facci vedere. Oh, l'istruttrice neanche si spreca per... Faccia due mosse per finta, guardi, giusto per... No, eh? Vabbè, ragazzi, forse era chiedere troppo, voglio dire, obiettivamente. Allora, io volevo anche, no, il pattinaggio no, tesoro. In realtà volevo... sì, l'allenamento di potenziamento muscolare, ok. Ti vedo sciolta però, eh. Ragazzi, non la vedete sciolta? Come dire, preparata, ecco. Non lo so. Questa si sta facendo due pere grosse quanto un appartamento, però vabbè, dettagli. Oh, la vedete? È un po'... in difficoltà, ma meglio di quella alle sue spalle. Caro, non alzare l'ascella perché emani un olezzo a dir poco preoccupante. Non farlo. Risparmiaci. Ti vedo particolarmente presa, tesoro. Eh sì, il cambiamento di Lucilla, ragazzi, non è uno scherzo, è una cosa seria. E poi magari nella sauna, perché no? Una bella sauna tutta insieme. Riuscirete a farla una cosa? Tutte insieme, tu ti sei chiusa in bagno, quell'altro non lo so che fine hanno fatto. Questa che sta facendo? I massaggini? Ragazzi, non ho parole, l'altra non la vedo neanche più. Vabbè, lo sconforto più totale, ragazzi. Sta famiglia non mi dà mai una gioia. Quando voglio fargli fare qualcosa, tutti insieme spariscono. Vabbè, la sauna, ragazzi, dove stava? Bella domanda. Alla ricerca della sauna perduta. Dunque, vediamo un po'. Nel frattempo con la scuola cerco anche tua sorella che ovviamente non si fa vedere, eh. Potresti bere qualcosa in effetti. No, io volevo farvi fare la sauna. Sempre se la trovo. Raggiunto livello 2 di benessere. No, dovrebbe star giù allora. Sono io che sono mezza cieca, anzi tutta cieca, ragazzi, non riesco a vederla. Ma dovrebbe stare da queste parti. Oh, eccola, esatto. Rilassati insieme poi, dai. Cara, hai finito? È una lezione infinita questa qua, dai, basta, su. Vai, concediti un po' di relax con la tua famiglia, perché state chiuse qua dentro da una vita ormai. E direi che è proprio il caso. Mamma mia, ragazzi, che rumore però. Vai. Ce la faremo, ragazzi? Una sauna tutta insieme? Si accettano scommesse, eh? Dai. Cioè, loro vogliono collaborare, la madre, le sorelle, però poi, insomma, fino a una certa, perché non mi sembrate molto collaborative. No, rilassati insieme, tesoro, puoi farcela, te lo giuro. Non è vero, non potete farcela, che è uno scherzo.
Ragazzi, forza. Non ce la fanno. Allora, fate una cosa, perché qui, ragazzi, cioè, bisogna andare a gruppi. Entrare tutte insieme è rischioso. Forza, uscite da qua. Non se la fanno neanche a uscire, dai, vi prego, su. Chi è? Ma chi se ne frega di lui adesso? Queste rientrano qua, non l'hanno capito. Ragazze, non dovete entrare qua. No, vabbè, non ho parole. Non ho più parole per voi. Siete un disastro. Neanche una sauna insieme riuscite a farvi, porca pera. Dovreste solo sedervi. Non è complicato. No, vabbè, ragazzi, non ho parole. Vabbè, allora, sentite, fate una cosa. Visto che la sauna no... Riuscite almeno a fare insieme l'idromassaggio? Per favore, almeno quello? Qui c'è chi si fa, ecco, no? Il bagno. Per favore, possiamo farcela? Dai, conto su di voi. Vediamo, ragazzi, perché qui non è mai detta l'ultima. Ce la faranno i nostri eroi? Dai, vediamo. Oh, chi si unisce? Nessuno. Io, ragazzi, non ho parole. Wolfgang? C'è Wolfgang nei paraggi, ragazzi? No, non farti vedere, tesoro. Bisogna fargli la sorpresa a Wolfgang. Quindi, no, no. Scappa via da lì. Nasconditi. Vai in bagno. Che è questo? Questo è per gli uomini. Qual è quello delle donne? Questo. Deduco. Corri, corri. Vai in bagno. Farti anche una doccia. E poi magari puoi concederti un massaggino. Oh, ecco, perché no? Richiedi un massaggio ai piedi, dai. Ragazzi, non è facile far qualcosa con loro. Vi dico proprio la verità. Vabbè, lascia fare, la doccia stai ancora messa bene, poi basta che vai in bagno, dai. Nella quale la gelosia, ragazzi, la sta... Cioè, il tratto geloso comunque è un qualcosa di inenarrabile. Forza, su. Diamoci una mossa, tesoro, puoi farcela. Forza che sta arrivando la primavera nel frattempo, muoviti. Ma chi è che fa tutto sto casotto? C'è chi si allena da ste parti? Oh, tesoro, brava, vai, vai, accomodati. E concediti un bel massaggino. Salve. Ho proprio bisogno di rilassarmi. Vai, vai, tesoro, giù. Ok. Che poi, ragazzi, in realtà a me le rotondità di Lucilla non dispiacciono proprio, perché, non lo so, ce la vedo un po' più rotondetta, un po' più formosetta, quindi non vorrei farla dimagrire troppo, vi dico la verità. Ecco, non come, per capirci, non come Mirtilla. Ah, ti stai facendo, sei tu che fai il casotto? Ma che stai stalkerando il tuo ex, tesoro? Che cosa inquietante, allora... Mangiare qualcosa? Questa vive qui, ragazzi, non lo so, forever and ever. No, vabbè, un massaggino no. Tanto con la tua famiglia neanche quello siamo riusciti a fare. No, a questo punto, ecco, va, stai preparando qualcosa, tesoro? Che è qui? Ah, però, meglio di niente, dai, prendi una porzione insieme quando hai fatto. Vai, tesoro. Almeno mangiare qualcosa insieme. Ce la farete almeno a mangiare qualcosa insieme? Dai, è una sfida questa, eh? Vediamo, eh? Oh, a riunirsi tutti davanti al piatto ce l'hanno fatta. Vediamo se riusciranno anche a sedersi. Perché non ci credo che tutti andranno a sedersi allo stesso tavolo. È troppo difficile. Forza, sediti insieme. E infatti, cioè, voglio dire, boh, vabbè. Tesoro, fatti una chiacchierata con tua madre. Falle un complimento sincero del tipo: mamma, nonostante l'età, sei sempre una bellissima donna. Beh. Tesoro, tua madre è sì una gran bella donna. Qualche chiacchiera ci sta. Gorba. Mamma, sei, ammazza, ancora non Hi, conosci tua madre. Complimenti, tesoro. Hando. Sono così Sing felice la. che, insomma,
tu non mi prendi in giro per questa mia voglia di cambiare, tesoro, ma perché dovrei? Sono tua madre, io ti appoggerò sempre. Qualunque sarà la tua decisione, tesoro, io sarò sempre dalla tua parte. Ricordatelo. Inoltre, ti ho portato in questo posto perché ho letto recensioni ottime. Sì, mamma, davvero, questo posto è fantastico, è stellare, lo so, tesoro. È veramente un gran bel posto. Peccato che non riusciate a fare una cosa tutte insieme, vabbè, quelli sono dettagli. Racconta una barzelletta sui vecchi tempi e parla del club famiglia. Mi immagino, magari chieda più che altro. No? E allora, mamma, come se la cavano? Insomma, lei magari dirà no, perché io immagino le figlie comunque si confidino con la mamma, chi più chi meno. Cioè, Mirtilla la vedo quella più, che si fa un po' più gli affari suoi, ragazzi, eh? Però le altre un po' di più, quindi per esempio, allora come se la stanno cavando le mie sorelle, tutto bene? E lei, ma ti dico la verità, tua sorella non ha vita facile con la suocera in casa. Però siamo una famiglia fenomenale e riusciremo a superare qualunque difficoltà. E beh, certo tesoro, ovvio, no? Questo è il minimo. E lei un po', secondo me, si lamenterà della vita sentimentale, del tipo, mamma, non lo so, ho bisogno di questo cambiamento perché mi sento come un fiore appassito. Tesoro, ma cosa dici? Sei strepitosa, lo vuoi capire? Devi capire che, nonostante il sole o giornate nuvolose, tu sei sempre meravigliosa. Non sarà qualche chilo in più, capisci? O in meno, a cambiare ciò che sei. Beh, tesoro, in effetti hai ragione. Cara, hai finito? Ma le tue sorelle sono ancora qui? Oh, meno male. Senti, ci faresti la grazia? Oh, che carina, un massaggino, che bello. Chiacchiera un attimo con tua sorella, chiedile della carriera. Tipo, allora, come va la tua nuova carriera? Che dici, come sta andando? Certo, mettersi sedute tutte quante non era male, eh? Come dai, allora, come va? Tutto bene? Ma sì, non mi posso. Questa è crollata, ragazzi. Mirtilla è posa. Vabbè, l'hai capita adesso. Va bene, ok. Mi fa tanto piacere. Ma ti dirò, il lavoro va bene. Invece tu, questo percorso di cambiamento che stai facendo per Wolfgang, hai deciso veramente di scrivere un nuovo capitolo della tua vita solo per lui? Tesoro, guarda, per gli uomini non si fanno queste cose. È una monnezzata, è un'idea veramente che è una monnezzata. Eh? Se è dolce come un muffin, come dici sempre, ti accetterà nonostante tutto. Giusto, mamma? Lei ne sa qualcosa, è una pittrice all'occhio critico. Eh? Non è che una deve essere soda come una statua per piacere agli uomini, eh? Tu vai bene anche così come sei. Del resto non sono tutte belle come me. Sto dicendo una lamata. Sì, stai dicendo una lamata. È proprio vero. Forse è il caso che ti bevi un cappuccino prima di dire queste cose. Eh sì, effettivamente, tesoro. Non sei stata molto carina, diciamocelo, eh? Impara a conoscere, sì, vabbè, tesoro, impara a conoscere chi ti pare. E quindi, ragazzi, sì, la nostra. Secondo me, a questo punto, terminerà il raduno, anche perché non è che l'abbiamo mai iniziato effettivamente, ragazzi, però vabbè, si sono presentate qua e scatta automaticamente il raduno e si concederà un'ultima, fra virgolette, sessione di allenamento, chiamiamola così. Oddio, no, sono andata troppo su. Ecco qua. Perché no? Vieni a esercitarti, tesoro. Un'ultima sessioncina di allenamento perché la nostra ha le idee molto chiare. Si è messa in testa di cambiare e farà qualunque cosa per riuscirci. Anche se è stanca morta, ragazzi, ma non si arrende. Vai! Vedete la decisione sul volto? Eh? Una tipa decisa, vai così tesoro, questo sguardo sicuro. Mamma mia ragazzi, sì. È più morta che viva in questo momento, ma dettagli. Quindi con la nostra, direi, Lucilla, che è qui ragazzi, decisa, con la voglia di cambiare, più che mai, risultati già si iniziano a intravedere. Secondo me, che dite voi? Sembra un po' più asciutta in questo momento. Non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate.
Mamma mia, caro, ma vatti a lavare. Boh, vabbè. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. No, guarda. Chiedi a Priscia da lezioni, questa è una cosa interessante. Lasciamo la nostra qui, sperando che l'altra arrivi. No, si è già data. Niente lezioni, tesoro, non puoi contare proprio. Forse se ne sta andando, però. Starà qui da una vita. Eh sì, se ne starà andando, vabbè, pazienza. Noi ci possiamo fermare qua. La nostra praticamente ha dedicato 24 ore all'allenamento, non ce la fa più, ragazzi. E sì, è partita in quarta, direi che è anche troppo esagerata, però vabbè. Adesso ha questo obiettivo e nessuno riuscirà mai a, come dire, a farle cambiare idea. Caro, però tu te ne dovresti proprio andare da qua. Vabbè, corsa di resistenza, dai, vai oltre i limiti. Se l'episodio vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, ragazzi, andate in tutti i loro canali, iscrivetevi e attivate la campanellina, perché solo in questo modo, attivando la campanellina... Tesoro, sei venuta qui? Kailin, per portare un caffè? E spoiler, ragazzi, Ta-da! Eh sì. Vi lascio con questa chicca. Dicevo che andando sui loro canali, ragazzi, iscrivetevi, ma soprattutto attivate la campanellina, perché solo in questo modo vi arriverà una notifica quando qualcuno, no, di noi pubblicherà un video nel proprio canale. Io non so cosa accadrà adesso che lei ha visto la domestica di sua sorella incinta, dice: aspetta un bambino, chi sarà? Indovina, tesoro, di chi sarà? Quindi, con la faccia scioccata della nostra Lucilla, io vi saluto, ragazzi. Vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando al prossimo sul Sinners e non